Quindi, come dicevo prima, saranno 5 blocchi di lavoro diversi, con esecuzione 20-20-20 di recupero. Quindi 20 secondi di lavoro col kettlebell, 20 secondi di camminata del papero nei vari settaggi, 20 secondi di recupero. Iniziamo dalla prima sequenza. Double kettlebell clean. Secondi di camminata del papero. Per ragioni di ingombro io la sto facendo quasi sul posto, però in teoria io dovrei camminare sulla mia linea ipotetica. Come ripeto, quando c'è bisogno eventualmente ci si ferma, si recupera, appena possibile si riparte. 20 secondi di recupero. Il secondo blocco, one arm press e la camminata del papero in lockout. Ok, ripartiamo. Secondo blocco, clean e one arm press. Camminata del papero in lockout. Recupero 20 secondi. Il prossimo giro, lockout, anzi press, con l'altro braccio. Pronti a ripartire. Settaggio. Press con l'altro braccio. Rimango in lockout, trovo il mio settaggio, non appena posso, riparto con la mia camminata. Recupero. Il prossimo blocco, doppio press e camminata in overhead. Pronti a ripartire. Secondi di recupero, ma anche il thruster e il waddle jump. Via. Thruster. E ora 20 secondi di jump dove è possibile. Logicamente dovrei avanzare.
e stop.